Dopo la vittoria a dicembre del pallone d'oro di YouTube Italia da parte di Samuel e ad aprile da parte di Luca Campolunghi, siamo qui perché è giunto il momento di mettere alla prova i due campioni dei rispettivi tornei, pallone d'oro di TikTok Italia e pallone d'oro di YouTube. Ci saranno quattro sfide che metteranno alla prova Off Samuel contro Luca Campolunghi. Allora facciamo entrare i due avversari, i due palloni d'oro di YouTube e di TikTok. Ciao ragazzi, ci siamo. Pallone d'oro contro pallone d'oro. Oggi siamo qua come primo video per metterci alla prova. Quindi non sarà la finalissima, perché la finalissima la troverete sul canale PirlasV. Qui sotto la data di quando uscirà il video. Uno contro uno finale. Ma oggi faremo un po' di riscaldamento. Quindi Luca, ci metteremo un po' alla prova, testeremo un po' le tue abilità e soprattutto le mie abilità. Sono pronto a sfidarti. Sei pronto? Ok. Presentiamo quindi le quattro sfide in cui dovrete cimentarvi. Prima sfida sarà una semplicissima crossbar challenge, quindi sfida per testare la precisione. Okay. E chi becca più traverse vince. La seconda, calci di punizione. Vedremo chi tra di voi è più Messi dell'altro. Poi andiamo con la terza sfida. Sarà uno shootout, quindi uno contro uno contro il portiere per testare la vostra freddezza sotto porta, ragazzi. E anche qui, chi fa più gol? Se la porta a casa, ma soprattutto la sfida finale, che sarà un porta a porta. Quindi dovrete tirare dalla distanza e anche qui sarà precisione. Chi la mette dentro di più vince. Mettere dentro cosa? Nella vita è importante centrare i buchi. Non precisiamo quali, ma è importante. Mentre l'uno contro uno finale uscirà su PirlasV. E detto questo, iniziamo! Pronti? Crossbar challenge. Il primo che riesce a beccare tre traverse vince questa prima sfida. Ci sei, Luca? Ci sono, pronto, carico. Vediamo motivato. Chi avrà il piedino più buono. Ok. Parti tu? Parte l'ospite. Dai. Primo tiro per Luca. Così. Ma come funziona? Devo beccare subito o... Sborone, ragazzi. Ok. No! Buono. Buono. Tiro per Luca. Madonna. Secondo tiro per me. Sei pronto? Dai, è incredibile. Ragazzi, è il momento di andare in vantaggio. Dai, non vuole scendere. Eccolo! Eccolo! Il primo. 1-0. Così. Adesso arriva anche il primo anche per me. Senti la pressione, Off Samuel. E questo è più importante di quello di prima. Aia, per la mazzata psicologica. Oh! Il piedino è caldo. Dai, andato. Ragazzi, cioè, oggi proprio non vuole andare sulla traversa. Ho il match point? È il match point. Oh, madonna. Tre di fila sarebbe un po'... Ah, troppo corta. Ah! Dai, devo recuperare, ragazzi. Dai, non posso farmi battere così. Non ho la misura. È nervoso il ragazzo. Ho già capito che non la prenderò. Mamma mia! Troia, oh! Oh! Dai! E Seba! Calma! Dai! No, madonna! Bene! Dai, 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 dai! Ora, poi in discesa per me. E niente ragazzi, crossbar challenge, se la porta a casa Luca. Prima sfida se la giudica Luca. Aia. Comunque camera, fai vedere un tutorial, basta far così. Io lo faccio di rabona. Va bene. Taglia. Volevi. Va bene ragazzi, adesso passiamo alla seconda challenge. Quindi le punizioni. Dalle crossbar alle punizioni. Se la tiri come nelle crossbar. Infatti se la tiro come le crossbar non posso che non fallire, ragazzi. Quindi devo farcela. Ti darò filo da torcia. Dai Luca, vediamo. Vieni portiere. Ok ragazzi, ci siamo. Tre palloni, due giri a testa ragazzi, da tre tiri, e vediamo chi ne segna di più. Si quadrà il piede nella prima palla. Vado Dai! Dai! Uno su tre. Vediamo Luca. Ok ragazzi, è il mio turno. Devo dargli filo da torcere, devo fargli capire chi comanda. Oh! Uno! Oh! Cos'è? Cos'è? È
dentro! È dentro! Sì, io ero sulla linea, okay. Sta dentro. È dentro! Sì. Va bene. Oh! Incredibile! Incredibile! Posso dire di essere stato fortunato qua? Va bene, calma, calma, calma. Abbiamo ancora il secondo slot. Devo farli tutti e tre. Non ho margini di errore. Basta! Vabbè, ma quel buco là lo c'entra sempre. Porca miseria. Mi piacciono i buchi grandi a Sam. Dai, prendi un motorino, eh. Ok. Devo segnarne uno. Due su tre. Quindi tre pari? Dipende tutto dai miei piedi. Dai, portiere. L'ultimo. Mamma, 5. Ragazzo, 2-0. 2-0, incredibile. Cioè, mi sta battendo su tutto. Wow, su mamma tutto. Mia, che ragazzi. Piede, stai umiliando YouTube, non va bene. Mamma così, mia. E adesso, bravo Luca. 2-0 per Luca, inaspettato, aspettato, scrivetelo voi nei commenti. Adesso, shoutout ragazzi, un solo slot, 5 shoutout e vediamo chi insegna di più. Sto iniziando a sentire la pressione. Ma la devi avere la pressione, perché adesso io ti mangio! Shoutout, avremo un'azione a testa, comincerà il portiere che rinvierà il pallone, la devono stoppare e dal momento che toccano il pallone hanno 7 secondi per entrare in aria, distrarre il portiere e insaccarla in porta. Quindi ragazzi, parte Luca che sta vincendo fino adesso. Portiere, vai con rilancio. Ok. 7 secondi partono adesso, attenzione. Corre Luca che non deve perdere tempo. Prova il tiro direttamente, fuori. E Samuel può andare in vantaggio. Ci sei portiere? Vai. Attenzione, 1, 2, 3, 4, scivola dal pallone. Ma decide subito di tirare, la insacca, anzi no. Paratona di cranio, si rimane sullo 0-0. Attenzione Luca, mamma mia, è già andato avanti. Vediamo, prova a tirare. Nessuno dei due che prova a scartare il portiere. Samuel, devi cercare il riscatto. 3, 4, 5 e 1. Solo lo stop. 2. Buono. La finta, gol. Mamma mia, che sfida combattuta, ragazzi. Però Samuel se segna è ancora avanti. Tanto ancora più bello lo stop. Mamma mia, sei anche in anticipo coi tempi. Il tiro, gol. Fulminato il portiere. Dai, 2-1 per me, andiamo. Attenzione, ne mancano due a testa. Luca non può più permettersi un errore. Bellissimo lo stop. Meno il proseguo dell'azione. Tiro, gol. E allora Luca c'è. Dai off. No, bellissimo tiro. E allora ultimo tiro a testa. Sono pari. Se uno segna e l'altro no, vince la sfida. Bene Luca, bello lo stop, vediamo l'esecuzione. Luca la butta dentro. Non vuole perdere il ragazzo, non vuole mollare niente. Allora occhio, tiro fondamentale per Samuel, per mantenersi a galla, per mantenersi in vita. 4, 5, para il portiere. E Luca si porta a casa pure questa. 3-0. TikTok sta uccidendo YouTube. È una sfida a senso unico, regà. Non succede, oh. Vediamo se Samu riuscirà a fare il punto della bandiera porta a porta, se no 4-0. Wow ragazzi, incredibile, 3-0 per Luca. Pensavo di guardare una sfida paritetica. No, non un suicidio. Va bene, adesso facciamo l'ultima sfida di oggi. Vediamo come andrà, se sarà 4-0 oppure 3-1. E poi ci vediamo su per la sua. Ultima sfida, vediamo se Samuel saprà rispondere ai 3 punti di Luca. Sarà un porta a porta, un tiro a testa dalla propria porta. Vince il primo che insacca la palla in rete per 3 volte. E allora partirà proprio Luca che è in vantaggio, giusto per mettergli un po' di pressione. Allora occhio, segui la linea. Dritto come la linea. Madonna. Poco dritto ragazzi. Madonna. E allora andiamo da Samuel. Ok, ok, ok. Sono arrivato in Italia, faccio... Oh no! No ragazzi! Il top! No ragazzi, calmo! Va bene! Devo capire anche il campo curva! Il campo lunghi, andiamo! Ha puntato sulla forza, ma forza e precisione non sempre vanno a passeggio. E allora tocca a Samuel. 1-0. Prime preoccupazioni, prime ansie, la palla inizia a scottare. Vediamo se Luca rientrerà in corsa. E ci rientra alla perfezione, mamma mia, super centrale, 1-1.
2-1. Dai, forza. Attenzione allora. Tocca a Luca. Mamma mia, botta e risposta, colpo su colpo. Allora match point, il primo che segna si porta a casa questa quarta sfida. Non può perdere 4-0. Questa è la sua sfida. Match point con Luca. Sarebbe un duro colpo mettere dentro questo pallone. Attenzione, parte Luca. E vince pure questa 4-0. 4-0, la disfatta di Samuel. Non me l'aspettavo, è stata la mia giornata di grazia. La vedo male per la finale. Se parte così come questo video, ragazzi, la vedo non male, ancora di più per la finale. Va bene, Luca. Grazie per avermi ospitato, è stato un onore. È stato un piacere. I due palloni d'oro si sfideranno nella gara finale, valevole. Questo era il riscaldamento, la sfida decisiva, uno contro uno con le porte. Sarà adesso su Pirlas V. Tra pochi giorni, ragazzi, questa è la data. E qui vi giocate veramente un trofeo. Ci sarà una super coppa in palio. Ti voglio fare solo una domanda: dove hai giocato fino adesso? Categoria massima, promozione. Ok. Sempre fatto centravanti, boa. Quindi se mi vedete giocare spalle alla porta è abitudine. È per quello, quindi. È per quello. Va bene, allora so un po' come adocchiarti. Va benissimo, ragazzi, io ringrazio immensamente Luca che si è prestato per questo video. Ringrazio anche Pierre, il cameraman, Gabri. Ragazzi, lasciate like per prossimi video. Mi raccomando, adesso sta per uscire anche il video con Pirlas V, la bellissima finale. Quindi lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Bella, bella, raga. Finisce di combattere Giuseppe Righno dalla sua area tecnica. Stanno giocando, da questa mattina prova uno contro uno ancora.